9, 10. Chi c'è c'è, chi non c'è s'arrangia. Ma dov'è? Sì, sto giocando a nascondino, ragazzi. Con chi? No, no, non con chi, con una cosa, con una telecamera. Sì, ragazzi, oggi parliamo di telecamere nascoste. Quindi benvenuti su questo nuovo video. Io sono Fabrizio e voi vi trovate su Guida in Italiano. Oggi vi voglio parlare di quelle famose, o meglio, tantissimi parlano di telecamere di sicurezza in miniatura. Nello specifico, oggi vi faccio vedere questa. Prima di continuare, però, innanzitutto ricordati di mettere un bel like a questo video se ti è piaciuto e di iscriverti al canale e di accendere la campanellina. Questo ci supporterà e ci permetterà di fare sempre nuovi video. Dicevamo, telecamera nascosta. Ve la faccio vedere prima da vicino e poi iniziamo a fare qualche parola. Sì, ragazzi, è una micro telecamera nascosta per così dire in una vite. Questo ci permette di poterla nascondere in veramente tanti posti. Ma si tratta di una telecamera professionale? Allora, iniziamo a dire che questi tipi di prodotti, se non andiamo ovviamente su determinati prodotti di tipo IP, questo è una telecamera analogica, quindi con connettore BNC come potete vedere. Parliamo sempre e comunque di prodotti non professionali, quindi delle famose, lasciatemi dire, cineserie, che è un termine se vogliamo anche improprio, perché comunque la maggior parte dei prodotti arrivano proprio dalla Cina, anche quelli professionali, perché il 99% delle case produttrici di apparecchiature professionali di videosorveglianza comunque si trovano in Cina. Quindi diciamo quei prodotti che sono per uso giocattolo, che possiamo trovare ovviamente tranquillamente su internet, come ad esempio questa, io l'ho comprata su Amazon, ne ho provate diverse, questa è quella che un pochino si avvicina leggermente di più a quelli che sono prodotti professionali. Ho detto si avvicina, ma comunque è molto 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 lontano. Quindi mettiamo caso che se il prodotto professionale lo troviamo qua, questa telecamera si va a posizionare almeno qua, per diversi motivi. Allora, uno, la qualità è data per 1080p, quindi 2 megapixel di videocamera. È realmente così? Vi faccio vedere adesso accesa. Effettivamente non ha una qualità pessima, assolutamente. La qualità è discretamente buona per la telecamera che è. Considerate che è veramente tutto miniaturizzato. Però non raggiunge sicuramente la definizione dei 2 megapixel che possiamo avere dalle nostre fotocamere o videocamere professionali, soprattutto in ambito di videosorveglianza. Altra grossa pecca che la distanzia da quello che è un'apparecchiatura professionale è che questa telecamera non è provvista di illuminatore, né tantomeno ha un sensore così sensibile da poter vedere anche in quasi assenza di luce. Anzi, vi dirò che in poca luce, lei comunque è già completamente buia. Vi farò proprio vedere iniziando a spegnere le luci, dando diverse intensità di luci differente e vedete proprio voi la qualità della visione di questa telecamera. Perché allora scegliere una telecamera del genere? Allora, innanzitutto il costo bassissimo, la trovate su Amazon, vi metto il link qui sotto in descrizione, e se volete acquistarla ovviamente difficilmente ve la prenderà un installatore, perché ovviamente non si trova in nessun tipo di negozio o di fornitore professionale, quindi prendetela direttamente su Amazon e piuttosto chiedete a qualcuno di installarvela se non siete in grado. La comodità di questa telecamera è che la si può nascondere, non dico ovunque, ma quasi. Ad esempio, oggi proveremo a nasconderla all'interno di un tappo di una 503, quindi a fianco a un interruttore della luce, per dire, gli andiamo a mettere la nostra telecamerina. Ovviamente preparata e studiata nel migliore dei modi. Allora, telecamera, diametro della telecamera è esattamente 10 mm, quindi potremo poi forare con la punta da 10 per poterla inserire all'interno. Ovviamente avete bisogno di un minimo di spazio perché comunque questa viene data con connettore di alimentazione, connettore video e anche connettore audio.
perché sì, sembrerebbe che abbia anche un piccolo microfono incorporato. La qualità dell'audio sinceramente non lo so, quello non l'ho testato, anche perché difficilmente utilizzo l'audio nei sistemi di videosorveglianza per X problemi che ci possono essere a livello privacy. Ma non diciamo altro, vi faccio proprio vedere come funziona in modo tale che sarete voi a decidere se vale la pena o meno acquistare questo prodotto. La colleghiamo immediatamente al nostro videoregistratore. Attenzione, perché serve un videoregistratore proprio perché la telecamera è comunque codificata, se non ricordo male, in TWI, quindi non possiamo attaccarla semplicemente a un televisore o un monitor per vederla, ma abbiamo comunque bisogno di un videoregistratore che codifichi quel tipo di video. Nel nostro caso i nostri videoregistratori dell'Hikvision vanno benissimo perché supportano quel tipo di protocollo. Colleghiamo subito la telecamera e vediamola insieme. Andiamo. Allora, la nostra telecamera è stata collegata, vi inquadro un attimo il monitor, ma poi estrapolerò le immagini registrate direttamente dal videoregistratore e ve le metto proprio per farvi vedere la qualità reale della telecamera, in modo tale che non ci siano disturbi dati dall'obiettivo della fotocamera e quant'altro. Vedrete esattamente quello che il videoregistratore registra. In questo momento state proprio guardando il monitor, questa è la qualità della nostra telecamera. Come vedete la qualità non è eccelsa, però comunque diciamo che è una discreta qualità. Adesso vi blocco la telecamera in qualche modo e spengo le luci e vediamo cosa succede. Allora, innanzitutto, come potete vedere, c'è una luce dietro al monitor che quindi un minimo di illuminazione la dà, e se andiamo a puntare in questo momento dalla parte opposta delle nostre luci, comunque un qualcosina, come vedete, riusciamo ancora a vederla. Cosa succede invece se la condizione di illuminazione della nostra stanza è pressoché nulla? Spegniamo le luci. Allora, io sono davanti alla telecamera, ma come potete vedere non si vede più assolutamente niente. La camera è praticamente al buio, sì, c'è proprio un briciolo di luce, ma come vedete non è assolutamente sufficiente per far sì che la telecamera veda qualcosa. Se la puntiamo ovviamente in una parte leggermente più illuminata, come vedete ricominciamo a vedere qualcosina, ma comunque molto molto poco. Riaccendiamo le luci. Quindi questa è proprio la qualità dell'immagine che vediamo da questa videocamera in miniatura. Ripeto, qualità non molto brutta nel momento in cui abbiamo una stanza veramente illuminata. Continua a essere discreta se la stanza ha comunque un pochino di luce. In assenza completa di luce è come non avere la videocamera, anche perché, ribadiamo, non ha gli illuminatori all'infrarosso al suo interno, proprio perché essendo così piccola non ci sta quel tipo di tecnologia. Come possiamo risolvere allora il problema se abbiamo bisogno di vedere anche in posti veramente bui o comunque dove la luce cambia fino ad essere completamente assente? La soluzione più semplice che mi viene in mente per risolvere questo problema è aggiungere degli altri accessori in casa dove abbiamo proprio quel tipo di telecamera. Ad esempio questo. È una presa smart della Hikvision, vi lascio anche di questa il link in descrizione qui sotto se volete acquistarla. Basterà semplicemente che la collegate al wifi di casa e da remoto potrete decidere di accendere una lampada qualsiasi collegata direttamente a questa presa proprio per illuminare la stanza dove avete bisogno di vedere. Anche perché vi ricordo che comunque collegando queste telecamere a un videoregistratore tutte le telecamere potranno comunque essere viste anche da remoto. Quindi nel momento in cui avete bisogno di visionare all'interno della casa accendete la luce dal vostro smartphone. Questa è una delle tante soluzioni, potreste avere delle luci della Ticino Now, quindi avere direttamente gli interruttori connessi, piuttosto che avere davvero un sistema domotico in casa, quindi accendete completamente le luci che volete. Oppure banalmente acquistate delle lampadine smart, come ad esempio quella che c'è lì alle mie spalle, e anche quella potrete comandarla a vostro piacimento dal vostro smartphone da remoto. Che dite? Adesso proviamo a nasconderla all'interno dei nostri interruttori e vediamo com'è il risultato finale? Andiamo!
Allora, abbiamo forato il nostro tappo del nostro interruttore elettrico, quindi una placchetta che va all'interno di una 503, potreste avere degli interruttori luce uno a fianco all'altro, non c'è assolutamente problema, e andiamo a inserire proprio la nostra telecamera all'interno del foro. Ragazzi, e questo è il nostro risultato finale, come sarebbe all'interno della nostra 503 sul muro. Ovviamente quello che vi consiglio è andare poi a bloccare il tutto qui dietro con un po' di colla, perché se no rischiate che la telecamera vada via, e soprattutto se non volete che si veda il nero, andare a diminuire leggermente tutta la parte di guaina nera che c'è intorno, mettendo ovviamente un punto di colla per tenere la copertura della vite finta, in modo tale proprio da nasconderlo il più possibile se avete degli interruttori bianchi. Se invece avete degli interruttori neri, direi che proprio non si vede assolutamente niente e rimane davvero nascosta e finita all'interno della composizione che siete andati a fare. Ovviamente io ho fatto un esempio con le placchette elettriche, ma potreste nasconderla in un portagioie piuttosto che in una scatoletta di esposizione sopra un mobile o tantissime altre cose. Essendo così piccola, davvero il limite diventa poi solo proprio la fantasia e la bravura dell'installatore ovviamente a portare i cavi nei punti giusti. Vi ricordo che serve comunque sempre cavo di segnale e cavo di alimentazione, quindi non è una telecamera senza fili assolutamente, e vi serve comunque un videoregistratore professionale per poter far acquisire il segnale video. Vi ricordo, in descrizione trovate i link di tutti gli oggetti. Se questo video ti è piaciuto, ti ricordo di lasciare un altro bel like, se non ti sei ancora iscritto al canale fallo, accendi la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!